Buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti. Oggi sono qui per rispondere a una domanda da $1 milione che mi avete fatto in tantissimi. In particolare è una domanda che spesso viene a chi approccia per le prime volte il mondo di Bitcoin, in particolare ovviamente il mondo di Bitcoin dal punto di vista speculativo barra investimento. Ovvero, ma è meglio fare holding o fare trading di Bitcoin? Perché se ne leggono di tutti i colori sul web, si legge ma sì, col trading perdi soltanto soldi, è molto meglio holdare. Gli altri dicono sì, ma se holdi poi non operi mai e se il mercato cala tu perdi un sacco di soldi. Ma allora, dove sta la verità? Oggi vorrei fare un'analisi con voi un po' razionale, diciamo così, di questo dubbio per giungere ad una conclusione intelligente. Prima di iniziare però vi ricordo che se apprezzate sempre i miei video e i miei contenuti, cortesemente lasciatemi un bel like anche a questo video, che per me è un grossissimo incentivo a continuare a produrre e impegnarmi nel fare video di qualità. Iscrivetevi al canale, mi raccomando cliccate la campanellina per non perdervi mai nemmeno una notifica sui miei nuovi video e vederli sempre per primi. Infine seguitemi sui canali social, trovate tutti i link in descrizione. Tengo molto soprattutto a Telegram, che è dove pubblico in tempo reale appena mi vengono in mente le mie idee sul mercato. Torniamo a noi però, abbiamo detto trading o holding, che cos'è meglio? Ovviamente bisogna fare dei presupposti inizialmente, ovvero capire che cos'è l'holding, che cos'è il trading e in maniera pratica, perché è facile dire sì, holding, compro e tengo, però compro e tengo cosa significa? Cioè significa come entro, come esco, ho un piano in tutto ciò, perché l'holding non ha nessun tipo di senso se io non ho una chiarissima entry strategy ed exit strategy, ovvero devo avere bene in mente come entrare a mercato, quando acquistare, in che quantità e soprattutto come uscire dal mercato, perché è facile dire ma sì, io compro e poi vedrò. No, è un errore catastrofico. Se io ragiono così, fidatevi, non finirà assolutamente bene, perché si finisce sempre per rimandare, si cade in giochi psicologici del tipo ma sì, se cala aspetto, insomma non si sa mai bene che cosa fare, quindi bisogna partire con le idee chiare, lucide e soprattutto sapere anche che cosa si farà dopo in qualsiasi condizione, avere una strategia da rispettare, insomma quello è sempre il binario da seguire. A riguardo di ciò ho fatto un video recentemente dove faccio un esempio appunto di strategia di holding che secondo me è la migliore, ovvero un piano di accumulo veramente semplice alla portata di tutti anche se uno inizia oggi. Vi lascio qua il link se vi va di andarlo a vedere. Il trading invece che cosa significa? Ma il trading è un'operatività un po' più attiva, quindi significa essere più presenti sul mercato, non semplicemente acquistare e aspettare, diciamo così, e insomma avere appunto un piano d'accumulo indipendente dai movimenti più di breve del mercato. Ma il trading significa seguire i grafici, seguire i mercati, seguire i movimenti su diversi time frames che possono essere di lungo periodo o di breve periodo, sempre di trading si parla, però appunto è un'operatività diretta sul mercato. L'holding, diciamo, parte dall'ipotesi di un apprezzamento nel tempo dell'asset su cui sto operando. Capite bene che se Bitcoin in futuro dovesse valere meno di quello che vale oggi, il discorso dell'holding viene un po' a cadere, perché chiaramente non sussistono le ipotesi di partenza, ma questo credo che sia una cosa che tutti noi sappiamo. Il trading di contro riesce a operare in qualsiasi condizione, ovvero riesce a sfruttare al meglio, potenzialmente ovviamente, adesso arriviamo anche lì, qualsiasi condizione. Quindi ecco, ora come ora sembra che io sia a favore del trading, ecco, in realtà io ve lo dico subito, sono a favore del trading, però sono anche a favore dell'holding, tant'è che io vi sto spoilerando già il finale, combino queste due strategie, ovvero io mi espongo ovviamente sul lungo periodo in base a ciò che poi anche i grafici mi dicono, holdando perché vedo comunque una tendenza a crescere, vedo un apprezzamento nel tempo. Nel breve periodo cerco di invece sfruttare i movimenti che il mercato fa, e questo da un lato per potenzialmente amplificare i guadagni nel caso in cui appunto il trend sia crescente su tutti i time frames. Dall'altro lato invece, se abbiamo una fase correttiva, una fase di bear market, sfruttare anche quella mentre comunque holdo per coprire, diciamo così, la mia posizione di lungo termine. Quindi la possibilità di operare anche guadagnando sui ribassi è un grandissimo plus
del trading, che invece l'holding non ci dà. Quindi fondamentalmente che cosa abbiamo capito fin qua? Che prima cosa, ha senso operare sia in holding che in trading se si sta quello che si sta facendo. Se io voglio holdare, sono arrivato oggi, dico voglio holdare, ma non ho una strategia di ingresso e di uscita, vado alla cieca, non va bene. Se io non so cosa significa fare trading e mi improvviso trader, sarà un disastro, allora è molto meglio holdare, 100.000 volte meglio. Abbiamo dei pro e dei contro per i due metodi. Abbiamo detto il pro dell'holding è la maggior semplicità di gestione, non devo seguire i grafici, non devo diventare matto dietro al mercato, c'è una molto minore componente emotiva che invece nel trading c'è, essendo un'operatività più attiva io sono molto più influenzato anche dai movimenti giornalieri, intraday, mentre nell'holding diciamo influiscono molto meno sulla mia sanità mentale. E quindi questo è un grossissimo pro. Il contro, ovviamente, come abbiamo detto poco fa, è che si va a eliminare tutto il potenziale contenuto nei movimenti cosiddetti minori. E inoltre non si considerano i worst case scenario, ovvero nel caso in cui Bitcoin dovesse iniziare un lento ed inesorabile calo fino a valere molto poco, meno di quanto vale oggi o di quanto valeva un anno fa, capite che l'holding diventa una strategia tremenda, perché mi espone al peggio del peggio, ovvero io continuo magari ad accumulare e anche a liquidare nel tempo, magari, però sempre in perdita perché ho un trend di fondo negativo. Quindi l'holding, se fatto alla cieca, mi espone a questo ciclopico rischio. Ecco, bisogna sempre tenerli in considerazione. I bitcoiner, la community dei bitcoiner, intesi come coloro che credono molto in bitcoin, ed è giusto farlo, io sono il primo, però c'è una grossissima componente emotiva, ho notato, ovvero siamo tutti molto entusiasti, forse troppo. La finanza, il mondo della finanza, il mondo dell'investimento e del trading e comunque della speculazione non va d'accordo con l'entusiasmo, o meglio, l'entusiasmo è il tuo peggior nemico, insieme alla paura, insieme all'avidità, quelle emozioni che alterano la nostra capacità razionale di capire se una cosa sta andando in un certo modo oppure no. L'entusiasmo ci obbliga praticamente a pensare soltanto allo scenario migliore, ed è questo che noto in gran parte della community. Fino adesso sta andando molto bene, e io mi auguro, e ovviamente credendo molto in questo asset, ora come ora credo che continuerà nel tempo ad apprezzarsi, però non bisogna escludere il caso peggiore. Quindi se noi facciamo holding ci esponiamo completamente, veramente a petto nudo, al caso peggiore e subiremmo danni catastrofici. Se io sono un trader, al contrario, diciamo che riesco a mitigare i danni o addirittura a sfruttarli in base all'operatività. Quindi questo è un po' il contro dell'holding, ecco, questi grossi rischi. Il trading, di contro, cioè al contrario, ha come pro ovviamente il trarre vantaggio potenzialmente da qualsiasi situazione, che è un'arma potentissima, però ci sono dei contro da non sottovalutare. Il primo è dato dalla statistica, banalmente. Faccio più operazioni e quindi ho maggiori possibilità di perdere, perché un maggior numero di operazioni equivale a un maggior numero di possibilità di errore. E quindi se io magari non sono un professionista, inteso come colui che sa creare una strategia, applicarla e tenerla nel tempo, fidatevi che fare tante operazioni non fa che amplificare la possibilità di errore. Occorre un metodo, una metodicità che non deve permettere neanche una virgola fuori posto. Solo in quel modo lì il trader riesce a rigare dritto, a rimanere fedele alla strategia e alla sua operatività. Quindi appunto occorre questo binario, avere questo binario, la strategia deve essere ciò su cui mi muovo. A me piace, ho letto una metafora una volta che a me piace molto, il trader è come se fosse un po' un imprenditore, immaginatevi, che fa lavorare come dipendenti delle strategie. Possono essere ovviamente strategie automatiche, intese come algoritmiche, ma anche come io che sono lì davanti al computer e opero secondo queste strategie, o addirittura c'è chi assume una persona per ogni strategia, cioè tu segui quella strategia, tu quella, e ovviamente per diversificare le operatività. Nel momento in cui una strategia non diventa più efficace e mi fa perdere, verifico che mi fa perdere, sto semplificando tantissimo, però per farvi capire, allora la lascio
lascio da parte, oppure la converto in una strategia differente. Nel momento in cui io provo una nuova strategia e vedo che funziona, allora la tengo, la faccio funzionare, investo più capitale su di lei. È come appunto un'azienda con un po' di dipendenti e devo valutare la performance di ognuno di essi. Il trader deve fare questo, ma rimanendo fedele alle strategie, senza improvvisazione, ok? Un'altra metafora che mi piace molto, visto che sono molto incisive queste metafore, bisogna immaginarsi il trader come un operatore di lungo termine, non che cerca di azzeccare delle previsioni e finché va bene, poi quando ci va male prendiamo una mazzata che neutralizza tutti i guadagni. Immaginatevi il casinò, sapete come guadagna il casinò? La roulette, c'è il rosso e c'è il nero. Uno dice, ma sì, 50-50. No, perché c'è il verde, una casellina verde, che esce una volta ogni morte di papa, insomma c'è una possibilità su, cos'è, 36, non mi ricordo neanche quanti sono i numeri, ed è quella casellina verde che nel lungo periodo fa guadagnare il casinò. Perché potrebbe succedere che nel breve i clienti sbancano, guadagnano di più di quello che il casinò incassa, però nel lungo periodo, grazie a quel leggero sbilanciamento a suo favore, ovvero che il nero e il rosso non sono esattamente 50-50 ma un po' meno, e ciò gioca a favore del casinò, alla fine nel lungo periodo lo fa guadagnare. Ed è questo il ragionamento che il trader deve fare. Bisogna esploitare, diciamo così, quelle piccole imperfezioni del mercato che lo rendono non testo croce, e sfruttarle, cercare di incanalare una strategia in quella direzione lì dove c'è efficienza statistica e farla guadagnare nel lungo periodo. Questo per me è il trading. Quindi cosa facciamo? Qual è la scelta delle due? Abbiamo detto l'holding tranquillo, ma mi espone al rischio del cigno nero, del crollo o del downtrend. Il trading bellissimo e mi espone alle possibilità di guadagnare un sacco, però devo essere metodico, devo saperlo fare, e ovviamente anche lì ci sono una marea di rischi legati principalmente all'esperienza. Ahimè, il trading è esperienza soprattutto. Io ve l'ho detto, la migliore cosa da fare per me è combinare le due cose. Soprattutto se uno è nuovo, neofita, dovrebbe partire dall'holding, ovviamente con strategia, quella ad esempio che vi ho detto prima di piano d'accumulo, nel frattempo imparare il trading e convertire gradualmente parte del capitale holdato in capitale attivo, dove lo si investe in maniera appunto più attiva, più da trader. In quel modo lì si riesce poi a trovare il proprio equilibrio. Un capitale magari lo si tiene fermo holdato, un capitale lo si usa attivamente, si seguono i trend chiaramente, perché se poi il macro trend principale vedo che diventa decrescente, allora pianto lì anche di holdare, inizio a liquidare. Però appunto una gestione sempre più attiva, deve essere sempre più attiva, includere entrambe le operatività. Questo per me è il metodo migliore. E voi siete holder, trader, come operate? Ditemelo, che voglio commentarlo con voi, insomma vorrei confrontarmi con voi su questi punti e capire cosa trovate più efficiente tra queste due strategie, o una combinazione di esse, oppure un qualcosa che non ho nemmeno contemplato. Scrivetemi un commento. Ragazzi, alla prossima!